Si tratta di un problema molto importante che il Covid ha anche accelerato rispetto a quella che era la situazione precedente. Sono i batteri che in qualche modo si ribellano all'uso anche eccessivo di antibiotici, diventano più forti e quindi diventano fondamentalmente resistenti, ovvero gli antibiotici che funzionavano su determinati batteri oggi non ci funzionano più e quindi si devono usare antibiotici più potenti quando disponibili, perché purtroppo la situazione dei nuovi antibiotici non è così rosea, nel senso che non ne abbiamo tanti e quindi questi batteri diventano più difficili da trattarsi, aumentano la mortalità delle infezioni, trovano il loro modo di estrinsecarsi nelle infezioni che si prendono in ospedale, le cosiddette infezioni ospedaliere, dove i batteri resistenti sono molto frequenti e l'Italia su questo punto, ahimè, è tra i peggiori paesi europei. Anche nell'ultimo report dell'European CDC siamo in triste compagnia insieme alla Grecia e alla Romania. È chiaro che qualcosa bisogna fare per invertire questo trend e il modo migliore per invertire il trend è quello di utilizzarli bene, utilizzarli quando servono, utilizzarli appropriatamente con i dosaggi giusti per il tempo giusto, cose che sembrano semplici ma che poi in realtà purtroppo non vengono sempre fatte e quindi siamo qui stasera anche per discutere di uso appropriato degli antibiotici, fondamentalmente in profilassi chirurgica, che è uno dei setting dove purtroppo si utilizzano spesso in maniera inappropriata, ma anche in generale nella terapia. È un argomento che riguarda tutti, noi medici prima di tutto, ma anche i pazienti, quindi educare la popolazione all'uso responsabile e appropriato degli antibiotici, credo che sia un punto fermo che dovremo tutti insieme prendere in considerazione. L'80% dei pazienti che venivano ricoverati in ospedale tra il 2020 e il 2021 facevano terapia antibiotica, anche se poi abbiamo scoperto che non era sempre necessaria. Quindi il Covid certamente non ci ha aiutato, no, da una parte per un uso maggiore che si è fatto di antibiotici, dall'altra parte per un abbassamento anche di quella che è l'attenzione al problema, perché se ricordiamo nel 2020 l'attenzione maggiore non era in qualche modo per difendere il paziente, ma era per difendere l'operatore. Quindi evidentemente con la difesa dell'operatore si è fatto sì che si sia anche pensato meno a tutto l'approccio dell'infection control, che è quello appunto di la prevenzione delle infezioni ospedaliere e anche della cosiddetta antimicrobial stewardship, che non è altro che il manifesto per usare bene gli antibiotici. Dobbiamo ripartire da dove eravamo arrivati al 2019. Abbiamo fatto passi da gigante, abbiamo perso in 3 anni probabilmente molto del lavoro fatto prima.